Momenti di paura con tre persone finite in ospedale, tra cui anche un bambino piccolo, per un incendio scoppiato questa mattina poco prima delle 10:30 in questa palazzina in strada Rolandi a Marchesane di Bassano. Il rogo è divampato all'interno di questo appartamento al piano terra. Con ogni probabilità le fiamme sono partite dalla cappa della cucina, estendendosi poi velocemente anche al resto dei pensili. Fiamme e fumo, soprattutto tanto fumo che si è propagato in pochi minuti, avvolgendo tutto l'appartamento e anche il vano scale. In casa al momento dell'incendio c'erano una giovane mamma di 23 anni e il suo bimbo di appena 10 mesi. I due sono rimasti intossicati e per questo sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118 e portati in ospedale. È finita a San Bassiano anche una terza persona, l'inquilino di un altro appartamento che ha respirato del fumo, rimanendo pure lui intossicato. In strada Rolandi sono giunti i vigili del fuoco di Bassano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la palazzina. Sul posto anche i carabinieri.